Forse non è un caso che l'aberrante vicenda dell'uccisione della bambina, della neonata, ci provenga dall'Inghilterra. Perché? Ma perché in quel paese sono ormai quasi 200 anni che si abbeverano sempre, molte delle classi dirigenti di quel paese si abbeverano a delle ideologie sinistre e inquietanti. Ovviamente non si vuole qui parlare in toto del popolo inglese, parliamo di una parte comunque consistente della classe dirigente di quel paese. Intanto possiamo dire che è tornato l'infanticidio che si praticava in tante dittature del passato, anche a Sparta, si faceva rotolare i bambini considerati inadatti nelle botti lungo i precipizi. Comunque l'infanticidio è tornato proprio in un paese capofila del mondo occidentale. Si parla spesso di valori occidentali da difendere, non si capisce quali sarebbero questi valori, francamente, perché da un lato stiamo assistendo a un genocidio in Palestina, a nessuno sembra fregare quasi, cioè nessuno fa niente per fermarlo, perché non, è un popolo palestinese non è il nostro alleato a compiere il genocidio, è il governo di un paese alleato, e quindi non. Addirittura chi parla di difendere i palestinesi, la popolazione palestinese, dal genocidio, dallo sterminio, dalla deportazione di massa in Egitto, addirittura chi dice queste cose viene accusato di antisemitismo e non c'entra nulla, che cavolo c'entra? Tra l'altro Netanyahu è molto avversato all'interno del suo stesso paese, quindi sarebbero antisemiti gli tanti milioni di oppositori di Netanyahu in Israele. È una politica questa di Netanyahu, quella fondaia e sionista, più che effettivamente disumana e atroce. E quindi questo incidente che lascia ammazzare 2,5 milioni di abitanti di Gaza, coprendo le spalle all'assassino, cioè ad Israele, questo occidente che lascia che una bambina di 8 mesi sia sottratta alla famiglia e sia diventi praticamente dello Stato, e lo Stato decide di sopprimerla non ritenendo che vi siano delle cure, ma perché non provare la cura alternativa che avevano proposto da Roma? Niente, doveva morire, la bambina è stata uccisa. E dietro questo evento tragico dell'uccisione della bambina, della neonata di 8 mesi, da parte delle autorità inglesi c'è probabilmente anche la loro ideologia. L'ideologia di cui loro si nutrono, di cui tanti delle classi dirigenti inglesi si nutrono, affonda le radici all'inizio dell'Ottocento, e poi sarà la radice dei totalitarismi del Novecento. Parliamo del malthusianesimo, la Malthus. In pratica Malthus, nella terribile Inghilterra descritta da Charles Dickens, dove c'era il lavoro minorile, insomma, Inghilterra terribile, Malthus diceva che i poveri sostanzialmente è colpa loro se sono tali, perché non sono adatti, perché non sono capaci, quindi è giusto che vengano abbandonati, lasciati morire di fame, non aiutati,
in modo che essi non si riproducano e quindi si risolve il problema. Anche poi questa tesi di Malthus verrà smentita, verrà dimostrato che era tutto errato, e tra l'altro più benessere c'è e meno figli si fanno, quindi si autoregolamenta in pratica la demografia di un paese, la popolazione. In ogni caso non importa se poi appunto questa tesi verrà bocciata proprio dai fatti, scientificamente bocciata, perché verrà applicata in Inghilterra, quindi insieme poi a un'altra, anzi rafforzata da un'altra teoria, del darwinismo, applicato alla società. Quindi anche lì il principio di selezione del più adatto, del più forte. E queste poi saranno i presupposti ideologici del nazismo, che verranno poi applicati da Hitler nel Terzo Reich. Quindi non solo applicata ai singoli individui, ma addirittura ad interi popoli, da cui poi la teoria sulla razza, le agghiaccianti teorie sulla razza, secondo cui vi sono delle razze che non meritano, delle razze deboli che non meritano di esistere e vanno cancellate, quindi gli ebrei verranno sterminati nella Shoah, 6 milioni di ebrei insieme ad altre, qualche altro milione abbondante, di meno 2-3 milioni di pare di altre di persone di altre etnie, da rumeni, zingari, anche omosessuali, poi verranno uccisi, eccetera. Proprio su questo presupposto, perché loro hanno, infatti Himmler dirà, che mi pare proprio Himmler dirà che il nazismo non è altro che biologia applicata, cioè applicazione del darwinismo, selezione naturale, selezione del più forte, del più capace, del più adatto, in base a criteri poi che stabilisce naturalmente il potere, chi è più adatto, chi può restare, chi invece deve crepare. Infatti ci fu anche una certa liaison, una certa simpatia tra i tedeschi del Reich e certe élite britanniche. Tanto è vero che ci fu pure un re che simpatizzava talmente apertamente per Hitler, Edoardo IV mi pare, che abdicò pur di non rinunciare alla sua fedeltà al nazismo. Poi Churchill e Hitler si scontrarono, come sappiamo, la Germania bombardò l'Inghilterra e poi a sua volta gli inglesi e gli americani invasero la Germania. Però queste nazioni ostili durante il secondo svolgimento degli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale, negli anni precedenti avevano delle assonanze praticamente, e purtroppo è emerso. Perché anche se vediamo, e c'è pure un legame tra il Reich e gli Stati Uniti d'America, che emerge da tanti documenti storici ormai acquisiti, da carte desecretate del governo dei servizi di intelligence degli Stati Uniti, emerge che il nazismo, il partito di Hitler, viene foraggiato dai Rockefeller, per esempio, e da altri esponenti dell'elite degli Stati Uniti d'America. E lo stesso Hitler ammirava gli americani per lo sviluppo che avevano avuto nell'eugenetica, in pratica l'eugenetica, cioè lo studio del tipo umano perfetto, del tipo umano che loro ritengono più adatto e migliore, e quindi presuppone lo scarto degli altri esseri umani ritenuti non adatti. Hitler ammirava gli americani per i risultati che avevano raggiunto nell'eugenetica, in questo campo, anche lì selezione della specie, quindi anche lì darwinismo applicato.
Poi ci fu la parentesi della guerra mondiale, abbiamo visto queste nazioni entrare in guerra, gli americani e gli inglesi invaderanno la Germania, distruggeranno il Reich, anche se prima i russi sono entrati a Berlino, si sono proprio presi il merito gli americani, insomma, di tutta la liberazione, ma che invece è attribuibile soprattutto. Sono arrivati prima i sovietici a Berlino. Ma cosa succede? Che poi dopo la guerra gli americani se li riprendono questi nazisti, perché loro li avevano creati foraggiandoli negli anni 20-30, favorendone la scalata. Poi li hanno abbattuti sul piano militare, però che fanno gli americani? Si riprendono questi nazisti e se li portano in America, i migliori scienziati soprattutto. Infatti von Braun, quello della missilistica che poi consentirà la realizzazione pure del progetto di lancio dei missili in orbita della NASA, questo von Braun era da Liveni, dalla Germania, nazista. Poi inizia il secondo dopoguerra. Il nazismo in realtà non va in benzina, va in sordina, fa finta di uscire di scena, ma non uscirà mai di scena. Infatti c'è un grande Bauman, sociologo polacco, che dirà che all'inizio pure lui era convinto che il nazismo sia stato un incidente in un mondo, in un'Europa, in un occidente civile, ma in realtà poi lo stesso Bauman dirà che in realtà il nazismo non è stato un incidente, ma è stata una naturale evoluzione di quel tipo di progresso, di quel tipo di sviluppo. E non è stato quindi un incidente, ma una naturale conclusione di un processo storico. Cioè lo sviluppo tecnologico per come viene concepito nel mondo anglosassone. Infatti la Hannah Arendt, mi pare lo disse, che comunque una delle vittime del nazismo dirà, forse proprio Hannah Arendt, dirà che il naturale sbocco di una società come quella anglosassone è il campo di concentramento, non inteso come nell'estrema ipotesi di campo di sterminio, ma come proprio di zona sorvegliata, di zona controllata. E infatti lo vediamo che in questi ultimi anni abbiamo visto cosa significa stare sotto un totalitarismo sanitario. Abbiamo visto cos'è stato il lockdown, cos'è stato il Green Pass, tutte misure che poi si sono rivelate infondate, anzi controproducenti, ma ormai che importa, è andata così e basta, insomma. Che hanno poi tradito i principi dello Stato democratico per come erano stati concepiti, insomma. Ma che importanza ha, ormai è andata così. Ma vediamo anche un'implementazione della videosorveglianza dappertutto, praticamente. Questo un grande fratello si sta creando, questo volere controllare ossessivamente ogni minimo spostamento del cittadino. E poi non parliamo dell'idea di creare di abolire il contante e creare il denaro digitale, in modo tale da avere un controllo totale e da poter eventualmente anche spegnere il conto corrente di chi non lo pensa come vuole il potere, perché no? Una specie di green pass digitale, eccetera. Non è un caso che l'autore principale più l'autore di punta di provvedimenti come il lockdown e il Green Pass sia stato Roberto Speranza.
sono dei testi, dei libri che fanno capire che Speranza si è abbeverato a Londra, ha studiato presso la London School of Economics, era un patito di Tony Blair. Guarda caso, la London School of Economics era sostanzialmente una filiazione della Fabian Society. La Fabian Society cos'è? Potentissima istituzione inglese, la quale l'elite inglese è lì, la Fabian Society. Non a caso questa potentissima fondazione ha uno come simbolo il lupo travestito da agnello. Non a caso questa porta avanti una forma di liberalismo, una specie di... l'hanno inventato la terza via, insomma, che poi non sarebbe altro che fare finta di applicare il socialismo e invece portare avanti tutte altre politiche, insomma. D'Alema mi sembra sia molto vicino alla Fabian Society, e quindi anche Speranza, che uno viene da... E questa Speranza, guarda caso, porta avanti queste idee che sempre vengono da Londra, sempre vengono da quella humus culturale, politico, ideologico. Infatti, se vediamo, il nazismo, no, quindi dice, se vediamo come si è evoluto nel dopoguerra, cioè non c'è stato più, cioè praticamente la pianta è rimasta intatta, le radici sono rimaste intatte, è tagliato il ramo delle SS, del Reich di tedesco, questa pianta però ha prodotto altri malefici frutti, tra cui appunto la visione falsamente socialista della Fabian Society, dei cosiddetti progressisti che poi saranno in Italia, avremo la sinistra al caviale, insomma, e molti esponenti della sinistra al caviale, tra cui appunto Speranza, che credo in buona fede abbia sposato questa linea del lockdown del Green Pass, quindi dello Stato totalitario poi alla fine. E, falsamente socialista, dicevamo. Nel dopoguerra nascerà un nazismo col sorriso arcobalenato, quindi un lupo vestito d'agnello, guarda caso, dicevamo, come simbolo, che è il simbolo della Fabian Society, una falsa libertà, una falsa democrazia. E chi, uno dei primi che se ne accorge, sarà Pasolini. Sarà proprio Pasolini. Pasolini griderà ai 420 l'esistenza di un progresso senza sviluppo e l'avvento di una omologazione di massa, però non più in modo hard ma in modo soft, non più mano militari ma attraverso le società dei consumi. Lui parlerà proprio di mutazione antropologica, genocidio culturale attraverso l'utilizzo della comunicazione di massa, di cui il nazista Gomez fu uno dei principali teorici. E poi avremmo l'Istituto Luce in Italia, no? Con il fascismo, ma con la televisione la cosa si amplifica per migliaia di volte, proprio in modo esponenziale. Infatti Pasolini dirà che nulla è più feroce della banalissima televisione. Perché lo dirà? Proprio perché attraverso questo media si uniformeranno le masse, si omologheranno al modello di consumo e di modus vivendi che desidera il potere. Il potere della società, dell'elite della società di consumo, di stampo nordamericano, anglosassone. E Pasolini ci lascerà infatti con un testamento, un ultimo atroce urlo, lo lancerà attraverso quello che potremmo considerare il suo testamento, cioè Salò,
film terribile, sarò le 120 giornate di Sodoma, dove Pasolini parlerà, utilizzerà l'ambientazione nella Repubblica di Salò, parlerà delle torture che le SS e alcuni altolocati infliggeranno dei poveri giovani che vivendo in una villa, ma in realtà Pasolini parlerà soprattutto vorrà usare quella metafora per parlare della manipolazione che è sui corpi e sulle persone che compie la società dei consumi. Una società che nasconde quindi la sua essenza totalitaria dietro il sorriso, dietro questa finta democrazia, un benessere tutto sommato drogato, abbiamo visto, e comunque dove prevale la legge della giungla, la legge del più forte. Nel mondo di oggi, nel mondo dei soldi, degli squali, dell'alta finanza, questa prevale. Non a caso poi vedremo per esempio che nazioni come la Grecia, considerate inadatte e meritevoli di stare nell'euro, verranno schiacciate senza pietà, addirittura moriranno migliaia di neonati a causa delle politiche di austerity volute da Draghi e dall'Unione Europea, dal Fondo Monetario Internazionale. E perché Pasolini parlerà alle 120 giornate di Sodoma, salò le 120 giornate di Sodoma, citando anche un'opera del Marchese de Sade? Perché anche lì, perché de Sade fu anche lui uno dei padri del nazismo. Quindi abbiamo detto, hanno usato Darwin, perché magari non, poverino, non ne sapeva niente, per applicare un darwinismo sociale, e poi il Marchese de Sade comunque fu uno dei principali teorici del nazismo. Ma vediamo perché, dando piccola parentesi, il darwinismo poi venne sconfessato dal coautore della teoria insieme a Darwin, di cui mi sfugge il nome, perché il darwinismo non spiega tutta la catena evolutiva e perché non spiega soprattutto l'evoluzione dell'essere umano, che si distingue poi da tutto il resto della creazione per il linguaggio, sostanzialmente pensiero, il linguaggio. Il mondo animale non ha il linguaggio, quindi applicare le leggi della biologia, del darwinismo agli umani, è già di per sé un'aberrazione. Non si può applicare lo stato di natura all'uomo, ma bensì lo stato di diritto, semmai. Invece no, si è applicata la legge della giungla, la legge del più forte e del più adatto. E comunque non si può criticare il darwinismo, malgrado lo abbiano criticato anche tanti scienziati, perché è uno dei dogmi dello scientismo, ecco. E abbiamo detto anche De Sade. Ritornando a De Sade, il termine sadismo nasce proprio da De Sade, dall'opera di De Sade. Il potere, dirà Orwell, è uno stivale schiacciato nella tua faccia per sempre. Potere quindi di infliggere dolore e far subire a qualcuno qualcosa che non vuole subire, quindi infliggere dolore, infliggere sofferenza, quindi il sadismo come attestazione di potere, schiacciare i più deboli e gli scarti quindi umani ed eliminarli probabilmente e sterminarli, quindi come del resto abbiamo visto, oppure eliminarli come paese, annientarli come società, se non fisicamente anche a livello culturale, compiere un genocidio culturale, dirà Pasolini. De Sade, che poi sarà colui, teorizzerà che il piacere esiste, non la morale. Chi lo dice, cosa è giusto e cosa è sbagliato,
il godimento è l'ultimo fine della vita, non a caso il godimento è materiale, corporeo, carnale, è l'unico scopo della vita nelle società turbocapitaliste anglosassoni che ormai hanno colonizzato tutto il mondo. Non è un caso che proprio paesi come l'Italia siano stati devastati, perché paesi come l'Italia, seppur pieni di mali, di crimini, comunque erano eredi di una cultura diversa, di una cultura alternativa. Il mondo mediterraneo, il mondo umanista, latino, mediterraneo, cattolico, cristiano, forniva un'alternativa. La stessa nostra Costituzione era un'alternativa al modello anglosassone, perché fondato sulla dignità umana, che dà poi solo il lavoro, che dà il lavoro, come il lavoro inteso non come diventare rotellina di un'immensa catena di montaggio, ma il lavoro come promozione sociale, dignità sociale, libertà dell'individuo. Senza lavoro l'individuo non è libero, infatti la Costituzione lo mette al primo posto, no? Poi siamo arrivati al punto che senza Green Pass non potevi nemmeno andare a lavorare se non ti iniettavi una sostanza oggi coperta da segreto militare. Quindi aberrazioni terrificanti. Hanno attaccato l'Italia, l'hanno colonizzata, l'hanno devastata, distrutta, proprio perché forniva un modello alternativo, perché io poi penso che l'ultima barriera che rimane da abbattere è quella del Servizio Sanitario Nazionale gratuito, perché nella visione del mondo, dei nostri padroni, non esiste qualcosa di gratuito, soprattutto servizio sanitario. Infatti vorranno, secondo me, applicare il modello americano anche qui, e ci stanno provando, insomma, da anni che provano a smantellare le cure gratuite e universali garantite a tutti. Quindi solo i forti, i ricchi, i potenti potranno curarsi, e lì ritorniamo quindi comunque sempre alla stessa malefica pianta. C'è stato chi voleva un progresso con sviluppo per il nostro paese, voleva dare una risposta italiana alla modernità, gente come Moro, Mattei, ma sono stati uccisi, spazzati via. E l'Italia è valida alternativa a quel modello sostanzialmente, abbiamo visto, nazista, che purtroppo oggi vige nel mondo, è difficilissimo da smascherare proprio perché è vestito da agnello, arcobalenato, e si fa addirittura paladino di diritti, di democrazia nel mondo. Noi eravamo un'alternativa e penso che abbiamo l'ultima occasione di salvarci, cioè riscoprendo le nostre radici, riscoprendo noi stessi, perché noi siamo, seppur tra mille difetti, forse lì c'è stata un'azione anche ovviamente propagandistica, magari si può criticare, però l'Italia un tempo già in basso, l'Italia voleva portare qui la piccola bambina inglese. L'Italia portò sempre qui una bambina inglese che è stata poi curata in Italia e data per spacciata alle autorità inglesi. Quindi ancora in noi esiste un seme di umanità che ci viene proprio dal nostro passato, dall'essere la terra del diritto, la terra del mondo classico, mediterraneo, latino, la culla del Rinascimento, della dottrina della Rerum Novarum, della dottrina cattolicesimo, le due culture, cattolicesimo e socialismo, che, da cui sfociò la Costituzione che Moro voleva attuare. Ed ecco che l'Italia forse è troppo importante per il mondo e deve riscoprire le sue radici e evitare che l'ultimo seme nella nostra tradizione, la nostra radice, non venga bruciato. E forse da qui, proprio per questo, siamo sotto tiro più di ogni altro paese, ci hanno aggredito in maniera terribile durante il totalitarismo sanitario,
E proprio da qui deve partire una risposta a un modello appunto anglosassone, sostanzialmente disumano, sostanzialmente nazista.